Sì. È arrivato il giorno di questo seminario sull'imprenditoria femminile. Oltre a fare una fotografia dell'attuale, si guarda anche il futuro. Sono tanti gli obiettivi da raggiungere per la parità di genere applicata all'imprenditoria. Ho sentito parlare anche di gap salariale, magari si può partire da quello per arrivare a qualcosa ancora di più ambizioso. Ecco, il convegno di oggi è molto importante anche per la IDDA, le donne dirigenti di azienda, che in Toscana sono circa un centinaio. Siamo presenti in tutta Italia, ma in Toscana, la Toscana è la delegazione più numerosa. I temi che vengono affrontati oggi sono importantissimi, non solo perché fanno il punto della situazione, ma perché guardano al futuro. Perché è vero che le donne imprenditrici sono state molto resilienti, è vero che stiamo aumentando, ma è anche vero che molta la strada deve essere ancora fatta. E quindi essere qui oggi significa affrontare questi temi insieme. E la parola insieme, fare rete insieme, deve essere, come dire, alla base di tutto il percorso, perché questa situazione la riusciremo a risolvere solo se facciamo forza insieme e incidiamo nel territorio. Poi vedremo. Grazie mille. Ora i salari, lei voleva i salari, ma io... Sì,